Bene, divette e divetti, eccoci qui, finalmente, finalmente a parlare. Dopo avervi raccontato delle cose che sono successe negli anni scorsi, in quegli infernali 14 anni, insieme al mio ex, il cameraman misterioso, è arrivato il momento di parlarvi della vendetta. Perché, cari miei, voi pensate veramente che la vendetta cominci ora? Le cose non sono andate così. Tante persone molto carine mi hanno scritto preoccupandosi per me e tutto quanto, però ora la persona che deve preoccuparsi non sono di certo più io, ma è qualcun altro. Perché la mia vendetta è cominciata già da un bel pezzo. Perché, come tutte le vendette, anche questa è stata servita fredda e soprattutto al tempo giusto. E comunque io vi sto registrando il corso per vendicarsi, che vedrete più avanti sul mio canale. Dunque, quindi io e il cameraman ci siamo lasciati nel 2015, io mi sono messa insieme al tacchino e insomma poi ho avuto la storia con il tacchino. Che cos'era successo? Che ovviamente il cameraman, dopo un po' di mesi che io non mi facevo sentire e stavo effettivamente con il tacchino, ha pensato bene di contattarmi, ha pensato bene di cercare di riallacciare i rapporti con me dopo mesi dalla nostra rottura, dicendomi se rivolevo indietro le mie chiavi di casa che aveva lui. Però, ragazzi, notare questa cosa: dopo mesi dalla rottura, a lui era venuto in mente di ridarmi le mie chiavi di casa, e quindi mi aveva scritto, che era tipo primavera 2016, mi aveva scritto su Facebook chiedendomi se poteva lasciarmele nella cassetta della posta, immaginando che io mi sarei incazzata. Perché insomma lo trovavo, dopo 14 anni di relazione, la trovavo una cosa un po' maleducata, quella di chiedermi se poteva metterle nella cassetta della posta invece di chiedermi andiamo a bere un caffè o cose del genere, insomma. E quindi io non gli avevo risposto. Non gli avevo risposto e lui non mi aveva portato le chiavi e non l'avevo proprio considerato, proprio zero, visualizzato senza rispondere per mesi e mesi, 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 fino al novembre 2016, in cui io in un video avevo raccontato questa cosa delle chiavi e lui, dopo tipo 10 minuti dall'uscita di quel video, perché comunque lui si guardava tutti i miei video, eccetera, mi scrive chiedendomi scusa, mi scrive chiedendomi scusa per le chiavi, per la tipa di Brescia, per la relazione, per i maltrattamenti, insomma, mi chiede scusa. Lui pensava di recuperarmi, perché poi lui subito, quando mi ha rivista, è stato tutto carino, tutto così, tutto affettuoso, tutto sbaciucchioso, quindi insomma la cosa si era ravvivata, quindi lui pensava di recuperarmi e riuscì addirittura a portarmi a letto. Riuscì a portarmi a letto, quindi voi potete immaginare come poteva essere contento di avermi recuperata, tra l'altro mentre stavo ancora insieme al tacchino. Lui pensava di avermi ricatturata. Ma la realtà dei fatti è che io ho voluto dargliela con l'unico e preciso intento di fare le corna al tacchino. Cioè, praticamente io ci ho scopato. Tra l'altro ci ho scopato solo per 3-5 minuti, proprio una cosa veloce, perché a me serviva soltanto la scopata simbolica, quindi ci ho scopato senza poi farlo concludere, avete capito? Cioè mi serviva proprio la scopata simbolica per mettere le corna al tacchino, quindi io in quell'arco di quella scopata ho pensato soltanto al tacchino.
Quindi io ho fatto tutta questa messa in scena di riavvicinarmi al cameraman per fare cornuto il tacchino, che tra l'altro era super orgoglioso di essere cornuto, cioè si è incazzato, però poi era super orgoglioso di essere cornuto perché era felice, insomma, del suo status di cornuto. E niente, insomma, questa è stata la mia prima mossa. E poi per tutti i mesi a seguire il cameraman era tutto carino con me, sempre tutto coccoloso, sempre tutto così, però io non gliel'ho più data perché poi con il tacchino era finita e quindi, non avendo più il tacchino da cornificare, non avevo motivo di darla al cameraman, cioè non avevo proprio motivo di dargliela perché non avevo qualcuno da far ingelosire, siccome di lui non me ne fregava più niente perché la cosa era conclusa, per me era conclusa, e non gliel'ho più data. E mi sono, insomma, goduta un po' tutte le sue attenzioni, perché ovviamente non dandogliela lui comunque mi ha riempita di attenzioni per tutto questo anno. E nel mentre che mi riempiva di attenzioni, io pensavo alla prima cazzata che fa, gli faccio scoppiare un bel casino, perché ovviamente io aspettavo il momento per vendicarmi, che poteva anche non avvenire, perché se lui avesse continuato a comportarsi bene non sarebbe neanche successo, e anzi magari poi avrei veramente capito che era cambiato e magari poteva anche risbocciare davvero qualcosa di sincero. Però nel frattempo io ho aspettato, poi questo mese qua di dicembre mi sembrava molto molto più, mi dava molte più attenzioni del solito. Io non immaginavo ovviamente che lui avesse un'altra relazione, quindi c'ero anche quasi un po' cascata, ho detto ma guarda te, forse no, forse un cazzo. E quando ha fatto la cazzata, ovviamente è partita ufficialmente la vendetta. Boom Beach. Che poi la canzone Boom Beach non era esattamente dedicata al tacchino. Detto questo, poi lui, il cameraman, mi ha bloccata. Perché secondo voi mi ha bloccata? Mi ha bloccata con l'unico scopo che io lo ricercassi, no? Gli andassi a casa, gli chiedessi no, perdonami, scusami. Ovviamente per la cazzata che aveva fatto lui, perché vi avevo già spiegato nei video precedenti che questo è il suo meccanismo. Però non è successo e sono partita con i video ben vendetta, con lo sputtanamento mediatico. Ed ora eccomi qui a dire che comunque la vendetta non finirà. Perché molte persone hanno scritto: Diva, ma vai via da Cuneo, trasferisciti lontana da lui, non puoi vivere nella stessa città del tuo carnefice ad un solo chilometro di distanza. Ma ragazzi, non sono io che vivo nella città del mio carnefice, è lui che vive nella città della sua carnefice. Quindi io non vado proprio da nessuna cazzo di parte, io resto qui e creo problemi. Perché lui può anche pensare di essere libero, poter fare quello che vuole, ma il fatto è che qualsiasi cosa lui faccia, ovunque lui vada, chiunque lui veda, nella testa, a me, nella sua testa, ci sono io. E me l'ha confermato lui stesso, me l'ha confermato con la tipa di Brescia con cui si vedeva quando io frequentavo il tacchino, perché mentre io frequentavo il tacchino e pensavo soltanto al mio tacchino, lui faceva i video con la tipa di Brescia sfruttando lei nei video per fare ingelosire me, per fare arrivare a me il messaggio che con lei fosse affettuoso, perché lui ci ha proprio tenuto a mostrare questo, anche se adesso i video li ha cancellati perché ormai è stato, non gli servono neanche più ormai quei video, ormai è stato smascherato. Lui ha fatto tutta quella serie di video apposta, addirittura diceva nei video: io tengo il telefono acceso di notte perché se lei mi scrive io devo esserci. Sono proprio tutte cose per fare soffrire me, e non era stato minimamente cagato dalla sottoscritta perché io avevo il mio tacchino. Tra l'altro lui aveva sfruttato questa ragazza qua, una ragazza con un sacco di problemi, proprio presa e messa nel video
poverina, apposta per farmi ingelosire. Poi infatti i video aveva smesso di farli perché lei si era ribellata a questa cosa qua, perché comunque la gente poi ha iniziato a parlare, a insultare, a fare paragoni fisici con me, e sta qua non è un non era un personaggio pubblico, era una ragazza normalissima con un sacco di problemi che lui ha usato in modo veramente squallido solo per far ingelosire me. Poi me l'ha confermato ancora con questa qua della tipa di Verona, perché poi da quello che ho capito queste qua avevano una relazione, però non avevano ancora scopato prima di Capodanno, no? E poi io il giorno prima, quando ho scoperto che era Verona, e gli ho detto vaffanculo, tieniti quella lì, e lui poi quando è venuto qua, il pomeriggio in cui è venuto qua a confessare di avere una relazione con lei, mi ha detto, lui mi è venuto qua a dirmi ma vedi, se tu non mi avessi scritto quella frase io forse non me la sarei scopata, e quindi a chi cazzo pensavi mentre ti scopavi la tipa di Verona? Chi è che pensavi? Tutte le cose che lui fa con le altre dipendono da me, le fa o per me o per darmi fastidio o perché io gli dico questo, gli dico l'altro. Quindi nella sua fottuta testa di cazzo io ci sono, ed è questa la punizione, perché ci sono io, ci sarò io finché la vendetta continuerà, e ci sarò io anche quando mi sarò stufata di vendicarmi di lui. Perché poi lui mi dà della stalker, mi diffama dicendo che sono una potenziale omicida e tutte queste cose, però intanto lui si guarda tutte le cose che faccio, si guarda tutti i video, proprio quell'anno che non siamo stati insieme lui si è guardato tutti i miei video, si è, i social, anche se mi ha bloccato, lui va lì a vedere che cosa faccio e tutto, cioè praticamente mi ha sempre controllata. Non sarà mai libero, non sarà mai libero da me. Mentre io sì, sarò libera da lui, sono già libera da lui, perché mi sono, ripeto, liberata da lui nel momento in cui è arrivato il tacchino, quindi per quanto mi riguarda non c'è amore. Lui quando mi aveva scritto in una delle nostre conversazioni su WhatsApp, prima della nostra definitiva rottura, del nostro definitivo litigio, mi aveva scritto, le mie amiche mi dicono che se tu fai così con me è perché ci tieni ancora, ma io so che non è così, io so che è qualcos'altro, e c'hai ragione, infatti non è amore, è vendetta. E sì, per tutto questo anno ho finto di essere interessata a lui ancora, all'amicizia, ma era solo un pretesto per potermi vendicare al momento giusto. E con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.